Sono Nicola De Marinis, consigliere della Corte di Cassazione, della sezione lavoro. Sono qui per intervenire su queste problematiche che toccano molto il profilo del lavoro, perché l'amianto è una delle piaghe che ha toccato molte imprese italiane e al quale si stanno unendo in questa evenienza, in questa occasione, altre problematiche che ci danno la dimensione del rischio che oggi connota la società e che rischi che intervengono sulla nostra condizione di vita attraverso il contesto ambientale, rischi che hanno una connotazione di imprevedibilità, quindi di emergenza non transitoria, ma soprattutto che hanno un carattere globale perché investono ambiente e salute. Di fronte a questo non basta soltanto la prevenzione, la possibilità di intervenire riguarda anche un principio più ampio, impostosi proprio su questioni ambientali a livello europeo, che è il principio di precauzione, un principio che supera la dimensione quantitativa, non è l'inizio della prevenzione, ma è uno strumento di governo del rischio, di quel rischio che abbiamo detto segnato dalla incertezza scientifica. Noi questa è il problema che stiamo vivendo, siamo di fronte a una scienza che non è più padrona delle situazioni. Ormai il progresso tecnologico, l'evoluzione della società, come è stato dimostrato dalla pandemia, pone delle problematiche di fronte al quale non vi sono certezze scientifiche. Allora a questo punto il diritto, la possibilità per il diritto di intervenire si lega non più alla norma specifica, all'interdizione, al divieto, alla regola, ma si lega a un diritto flessibile, a un diritto a struttura aperta, a un diritto che vuole la collaborazione regolativa da parte di tutti i soggetti che hanno interessi coinvolti da queste situazioni. Allora il problema è il bilanciamento degli interessi, un bilanciamento che è compito della Corte Costituzionale, che la Corte Costituzionale ha compiuto e che ha compiuto sancendo in linea di principio l'uguaglianza di tutti i diritti. Non c'è un diritto, nemmeno il diritto alla salute, ha priorità nel contesto giuridico. Però la vicenda Ilva è indicativa di una modifica nel tempo. Mentre in precedenza il bilanciamento è stato fatto tra salute e occupazione, successivamente, 6 anni dopo, chiamata di nuovo a gestire questa problematica, la Corte Costituzionale ha unito ambiente e lavoro, ha sancito che il lavoro ha bisogno di un ambiente sano e quindi il bilanciamento dell'interesse è stato fatto sulla continuità della produzione e di fronte a questo lavoro e salute hanno prevalso. Grazie.